Per voi, cari amici del club, date un maglione a Feira. Sono andata in ava scoperta. Sono andata in ava scoperta per scoprire se, almeno in questo secondo volume, Sarah J. Maas si sia degnata di vestire la nostra protagonista. Spoiler. No, no, no. Anche qui, anche in questo secondo volume, ritroviamo lo stesso identico vestito che mi aveva fatto girare le palle nel primo. Solo che in questo secondo volume il vestito passa da bianco a nero. Perfetto. Le premesse ci sono tutte, tutte. Benvenuti lettori in questo nuovo video. Finalmente, è passato tantissimo, ma finalmente siamo qui per parlare del secondo volume della saga fantasy di ACOTAR di Sarah J. Maas, ovvero La Corte di Nebbia e Furia, che è il secondo volume. Non sto qui a ripetervi la trama perché capirete meglio in seguito e poi io so benissimo che cosa volete sapere di questo libro. È un libro che migliora rispetto al primo? Succede qualcosa di interessante effettivamente? La trama avrà dei colpi di scena e soprattutto la trama avrà un senso? Sì e no, amici, sì e no. Andiamo piano, punto per punto, così possiamo fare un discorso completo sul libro e iniziamo a parlare dello stile di scrittura del romanzo. La scrittura della Maas, secondo me, rimane mediocre. È una scrittura che in alcuni punti può essere anche godibile, però rimane una scrittura mediocre. Non pensate minimamente che lo stile possa migliorare rispetto al primo libro, anzi, secondo me, in questo secondo volume lo stile cala leggermente rispetto alla Corte di Rose e Spine, e questo per due motivi, secondo me almeno. Il primo è che in questo secondo volume lo stile diventa più volgare rispetto al primo. Se infatti nel primo c'è ancora una parvenza di prosa, non dico ricercata perché veramente sarebbe troppo, però una prosa passabile e, come ho detto, godibile in alcuni punti, per come è stato scritto questo secondo volume tu potevi trovare la stessa identica storia, lo stesso identico stile di scrittura pubblicato su Wattpad, su EFP o comunque su qualsiasi altro sito di fanfiction. Perché? Perché sembra veramente di star leggendo una fanfiction su ACOTAR e non l'opera originale, non il volume canon, diciamo. Sembra proprio una fanfiction. Perché sembra una fanfiction? Non tanto per la presenza di scene erotiche che erano presenti anche nel primo libro, ma in questo secondo sono veramente troppe. Io dico, Sara, non hai mai sentito parlare di editing, cioè taglia, tesoro, taglia, ma soprattutto per il continuo scambio di battute soft porn che c'è tra i protagonisti di questo libro, che alla fine anche basta, cioè se volevo leggermi una fanfiction non la pagavo 15 euro, ok? Me l'avrei letta gratis su EFP. Il punto, infatti, non è tanto il lessico volgare in sé, perché io non sono una di quelle lettrici che si scandalizza facilmente, anzi, cioè, se mi conoscete dovete sapere che sono un po' un camionista e quindi non mi scandalizza la volgarità. Quello che ho trovato fastidioso di questa scelta è che, secondo me, questa deriva del lessico era evitabile. Con la volgarità o senza volgarità, il libro sarebbe stato completamente uguale. È una volgarità che non serve ad arricchire i personaggi, non serve a creare l'atmosfera del libro, non serve per scioccare il lettore, è completamente gratuita. Serve per rendere più piccante il libro, ma se sai scrivere non hai bisogno di inserire volgarità per rendere una scena piccante, quindi io avrei evitato questa deriva del lessico, diciamo. Il secondo motivo per cui non ho apprezzato per niente il modo in cui è stato scritto questo libro è che, secondo me, in questo secondo volume Sarah J. Maas avrebbe dovuto ampliare la trama, avrebbe dovuto mostrare veramente cos'è Prithian, i problemi legati alla ricostruzione, in conclusione dare concretezza a quello che nel primo libro viene solo accennato, quindi dare veramente solidità alla sua storia.
Invece, ragazzi, questo secondo libro è Il regno del vago. Il regno del vago. Cioè, se dovessi scegliere due parole per descrivere la corte di Nebbia e Furia, sarebbero vaghezza e Rhysand, il più perfetto signore supremo che è mai esistito e che mai esisterà mai. Perché diciamocelo che la Mas è un tantino ripetitiva su questo punto. Che cosa intendo per vaghezza? Semplice, innanzitutto il fatto che non ci viene detto assolutamente nulla di più rispetto a quanto già sapevamo dal primo libro. Nulla viene approfondito, nulla viene spiegato. Feyre si trova circondata da minacce senza nome continuamente. Cioè, noi troviamo frasi in questo libro che suonano come: Feyre, devo andare a combattere dei nemici al nord. Feyre, ci sono dei nemici, non puoi uscire. Feyre, non possiamo mostrarti troppo per via dei nostri nemici. Feyre, siamo sotto minaccia. Ma di chi? Ma quando? Ma cosa? Ma di che stiamo parlando? Cioè, indicazioni zero, 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 zero. Tutto è completamente fumoso, sono minacce astratte che stanno solo nella testa dei personaggi praticamente, perché noi non vediamo mai nulla di questi pericoli, di queste minacce, sono completamente fumose. Questo perché? Perché, come vedremo meglio poi, per Sarah J. Maas non è importante dare queste informazioni che secondo me sono essenziali per dare solidità alla trama, dato che questo libro non vuole assolutamente parlare di queste cose, perché La corte di Nebbia e Furia è praticamente un romance travestito da fantasy. È un romance, ragazzi, completamente. Per farvi capire, l'antagonista principale, mentre nel primo libro aveva un nome ed era Maranta, in questo secondo libro, che è, ripeto, Il regno della vaghezza, non ha un nome proprio. Cioè, l'antagonista principale del libro non ha un nome. Non ha un nome. Cioè, io... quando dici la caratterizzazione inesistente, cioè, sto povero Cristo non c'ha neanche un nome. È solo il re di Highborn. Non ha un nome. Non si sa chi sia. Non si sa che cosa voglia. No, non si sa niente di questa persona. È il re di Highborn così che noi ce l'abbiamo qui come idea astratta. Una narrazione di questo tipo alla lunga diventa veramente un problema, perché a parte di Feyre e delle relazioni che intrattiene con i personaggi, noi non abbiamo assolutamente un'idea di dove stia andando la trama, non abbiamo un'idea di che cosa stia succedendo nel libro, di come si potrà evolvere la situazione e chi più ne ha più ne metta, non sappiamo niente, niente. Quindi ribadisco, nel complesso, secondo me, questo secondo libro peggiora lo stile di scrittura rispetto al primo. Se analizziamo invece il libro dal punto di vista della trama, il libro migliora rispetto al primo? Forse tendente al no, e vado a spiegarmi. Se leggiamo questo secondo libro per intrattenerci senza pensarci troppo, forse inizialmente potremmo dire che migliora. Perché effettivamente in questo secondo libro il ritmo è molto più veloce, accadono tante cose e sembra che il libro sia veramente composto da una trama che porti la nostra protagonista, porti la storia da un punto A a un punto B. Tuttavia, secondo me, questo libro più che da una trama è composto da tanti piccoli episodi che sono stati incollati tra di loro uno vicino all'altro fino a che l'autrice, in un'illuminazione divina, si ricorda che deve chiuderlo il libro in qualche modo e allora riunisce tutti i dettagli fumosi che ci ha dato all'inizio, cosa facile visto che non ci hai detto nulla e quindi puoi inventarti di tutto, per finire la storia. Cioè, noi abbiamo la serie TV in cui Feyre viene sballottata dalla corte di primavera a quella della notte. Poi abbiamo lo spezzone in cui Feyre e Rhysand si punzecchiano. Poi abbiamo la Feyre che si allena. Poi abbiamo Feyre che va in visita sulle altre corti. Feyre che deve fare missioni senza sapere né perché né per come, ma solo perché gliel'ha detto Rhysand. E quindi io ho avuto questa sensazione di una narrazione a episodi, come se fosse tipo una serie TV in cui ogni episodio racconta una mini storia e tutti insieme fanno la stagione. Ho avvertito questa sensazione di narrazione episodi perché tutto ciò che fa Feyre, che ribadisco è il punto di vista narrante della storia,
Lo fa perché gli viene detto da qualcun altro, gli viene detto praticamente dall'alto, dal Signore Supremo Divino che è Rizand. E Rizand, che manovra Feyre, non le spiega mai il fine ultimo dei suoi piani, almeno all'inizio non gli spiega mai perché deve fare certe cose. Per cui Feyre si muove nel territorio, fa cose, ma senza un suo pensiero dietro, cioè le fa perché le viene detto di farlo. E quindi se Feyre non sa a che cosa serve la cosa che sta facendo, non lo sappiamo neanche noi. E quindi noi non continuiamo a non sapere niente di questo libro. E visto che ormai ci siamo, continuiamo a parlare dei personaggi, cominciando proprio dall'elefante all'interno della stanza. Questo libro, infatti, potrebbe avere come sottotitolo scritto piccolo piccolo: Come rovinare un personaggio, corso base. Io, infatti, sapevo già prima di leggere il libro che Feyre si sarebbe innamorata di Rizand. Perché io vivo buona parte della mia vita su internet e mi è capitato di vedere una, due, 300.000 fanart di Rizand e Feyre. Quindi avevo un'idea di quale fosse la coppia, diciamo, preponderante. Quello che non mi è piaciuto è il fatto di come Sarah J. Maas abbia trattato il partner precedente, ovvero Tamlin, che è stato completamente rovinato senza sensi di colpa da parte dell'autrice. Anzi, leggendo, io credo proprio che Sarah J. Maas abbia scritto questo libro con una pala a fianco in modo da poter ricoprire Rizand di melma e fanghiglia e merda praticamente in ogni singola scena con lui presente. Dal primo al secondo libro, infatti, è successa una cosa importante per tutti i personaggi, ovvero Amaranta è stata sconfitta e tutti loro sono finalmente liberi dal giogo del regno sotto la montagna. Questo ha lasciato dei traumi su tutti quanti e per dare a Sara quel che è di Sara, secondo me è stata molto brava a descrivere la sindrome post-traumatica di Feyre, che è una parte del libro che mi è piaciuta molto. Ma se da una parte noi diamo a Sara quel che è di Sara, dall'altra togliamo a Sara quello che Sara ha tolto, perché leggendo si ha la sensazione che solo Feyre, l'amata Beniamina, abbia subito dei traumi da quello che è successo nel primo libro. Quindi se anche altri personaggi, come in questo caso Tamlin, mostrano dei cambiamenti, non è perché anche loro sono traumatizzati dalla vicenda del regno sotto la montagna, no! Ma è perché loro sono stronzi e solo adesso noi ce ne rendiamo conto. What the fuck? What the fuck? Io vi giuro che per come Sara descrive tutto quello che fa Tamlin, viene da chiedersi se questo poretto nel tempo libero non ammazzi i cuccioli di foca, perché è l'unica accusa praticamente che sembra mancare all'appello. Il fatto che la Maas dipinga in modo estremamente chiaro e estremamente negativo Tamlin serve perché nel continuo confronto con Rizand, quest'ultimo appaia come il salvatore della patria, come il signore supremo sceso in terra per salvarci tutti quanti. Il punto è che se la Maas avesse saputo bilanciare meglio queste due relazioni, ovvero quella tra Feyre e Tamlin, quella tra Feyre e Rizand, probabilmente io mi sarei anche innamorata, o quantomeno avrei apprezzato molto di più Rizand come personaggio. E invece no, perché io mi sono sentita forzata dall'autrice nel dover apprezzare, nel dover amare e venerare questo personaggio. E il fatto di indirizzarmi per forza verso quest'unica strada non mi ha certo spinto verso l'effetto desiderato. Cioè, io non sono stupida, i lettori non sono stupidi. I lettori sanno decidere da soli per quale coppia tifare, per quale coppia appassionarsi e non devono venire forzati, non devono venire manipolati da una narrazione fatta ad hoc dall'autrice. Rovinare completamente il personaggio di Tamlin così che Feyre possa innamorarsi senza problemi di Rizand, anzi, mostrare proprio quanto la relazione con Rizand sia, quanto di meglio Feyre possa trovare e possa mai desiderare, è non solo scorretto verso i lettori, ma anche ingannevole, perché
sicuramente Risand non è quello stinco di santo che la Mas crede e la Mas dipinge nelle pagine. E dico questo basandomi proprio sul testo, non perché personalmente io non veneri Risand come sembra fare tutti quanti. Il personaggio di Risand, infatti, in questo libro viene rivalutato secondo due motivi principali. Innanzitutto viene fatto vedere come Risand abbia agito, come agito nel primo libro, per proteggere la sua corte e in particolare la capitale della sua corte dagli artigli di Amaranta. Cioè, fa vedere che il vero cuore di Risand è con il suo popolo, che lui ha un'idea di famiglia da difendere, eccetera, eccetera, insomma, è l'eroe con il cuore bianco e pulito. Secondo, viene messo in evidenza che Risand, al contrario di Tamlin, sia sicuramente migliore come partner per Feyre perché agisce sempre nell'interesse di Feyre, che è il suo unico amore, che tra i due è il vero uomo da scegliere perché combatte sempre affinché Feyre scelga autonomamente, mentre Tamlin no, lui è uno stronzo perché Tamlin la vuole usare per stabilizzare la posizione politica della sua corte tra tutte i vari, le varie corti restanti. Ora, prego. Sedetevi e lasciate che io vi mostri quanto questi due punti siano sbagliati e di come in realtà Feyre abbia scambiato un partner, sì, non perfetto, ma con un altro partner ugualmente non perfetto, che ne dica la Mas. Il primo punto è facile da riequilibrare. Nel corso del libro, infatti, a Feyre viene ripetuto fino allo sfinimento praticamente quanto Risand sia perfetto, quanto Risand sia buono, quanto Risand agisca per il popolo, che lui non è cattivo, ma lo dipingono così. Quindi tutto questo può anche essere vero, cioè noi non neghiamo il fatto che questo sia vero, ma il fatto è che Risand non è il solo signore supremo a essere così. Cioè, la narrazione della Mas fa sembrare quasi che Risand sia diverso dagli altri signori supremi per queste sue qualità, perché gli altri signori supremi pensano solo al potere e così via. Ma non è così, non è così, perché noi nel libro incontriamo almeno un altro signore supremo che ha lo stesso cuore e gli stessi desideri di Risand, solo che questo altro signore supremo passa completamente in sordina perché non sei tu l'interesse amoroso, tesoro, quindi via, 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 non ci pensiamo più. Il secondo punto è ciò che io davvero non mi spiego come non sia stato evidenziato da altri lettori nelle recensioni finora uscite. Risand, infatti, può essere innamorato di Feyre, può essere il suo compagno per la vita e tutti i cuori che volete mettere attorno a questa frase. Ma Risand agisce per tutto il libro secondo i suoi scopi. Lui ha un piano, ok? E vuole usare Feyre per portarlo a termine. Il fatto che lui sia il compagno di Feyre e il fatto che lui voglia comunque usare Feyre per le sue abilità non sono cose che si annullano a vicenda. Non è che siccome lui è il suo compagno per la vita, allora automaticamente il fatto che lui la usi sia positivo perché è il suo compagno. No, non si annullano a vicenda queste due cose. E non venitemi a dire che Feyre acconsente al piano di Risand, primo perché lei non lo conosce, non sa quale sia il piano di Risand perché non gli viene detto. Infatti la metà delle volte lei non ha idea delle situazioni in cui Risand la mette, ok? Però lei lo fa comunque. E poi sì, Risand continua a ribadire che Feyre ha l'ultima decisione, che Feyre può decidere se aiutarlo o meno, però noi dobbiamo anche considerare che le scelte di Feyre sono condizionate per tutto il libro, ok? Immaginiamoci un attimo di stare nella situazione di Feyre. Tu hai abbandonato il tuo signore supremo, non hai più una casa, non hai più una corte a cui tornare. Hai paura di rimanere chiusa in un posto perché altrimenti ti senti in panico? E alla fine trovi un signore supremo che ti accoglie, un signore supremo che ti permette di uscire quando vuoi e che ti chiede di aiutarlo in una cosa non meglio specificata. Feyre sempre e comunque
sceglie sempre di obbedire ai desideri di Rhysand. E poi è ovvio che tra i due la relazione sia talmente pacifica, perché se in una relazione uno dei due sceglie sempre di fare quello che vuole fare l'altro, ci credo che non litigate, ci credo che non vi scontrate. Io veramente vorrei vedere Rhysand permettere a Feyre di fare qualcosa che la faccia stare bene, ma che contemporaneamente danneggi lui. Però è evidente che io vivo di sogni e speranze. Io vivo sempre di sogni e speranze. In generale, io capisco perché Feyre acconsente a ciò che le propone Rhysand. È chiaramente la scelta più intelligente da fare. Però non venitemi a dire che Rhysand fa quello che fa solo per amore di lei, quando in realtà ha anche altri scopi. E in questo è esattamente come Tamlin. Sono esattamente identici su questo punto. So che è stata una recensione molto Rhysand-centrica, però anche il libro è molto Rhysand-centrico, per cui non potevo assolutamente evitare di parlarne. A questo punto io aspetto il terzo volume, su cui, al contrario di questo, non ho più nessuna aspettativa di una trama politica o di una trama, visto che quello che pensavo e che volevo accadesse in questo secondo volume non è successo, ma anzi. Leggerò sicuramente il terzo libro con molta più tranquillità di questo, perché visto che ormai questa saga non si è evoluta come speravo, rimane comunque una lettura per me non impegnativa, un guilty pleasure che posso concedermi di tanto in tanto. Ora, io ho due piccoli spoiler, due piccoli, diciamo, commenti spoiler che voglio fare, perché mi sono divertita troppo quando l'ho letti. Quindi spoiler. La prima cosa è che Feyre deve andare a ricercare i piedini del calderone. Cioè, loro hanno come divinità il calderone, tipo Taron e la pentola magica, e siccome era troppo potente questo calderone, gli tolgono i piedini. Come ti è venuta un'idea del genere? Cioè, come? Come ti è venuta un'idea del genere? Io quando ho letto sta cosa sono crollata dalla sedia ridendo, perché no, è assurda questa cosa. E la seconda cosa, penso l'apice del trash che ci sta in questo libro, è che per consolidare il legame di compagni tra Feyre e Rhysand, lei gli deve dare da mangiare, no? Deve preparare il cibo e gli deve dare da mangiare. E lei alla fine gli tira sta ciotola come se fosse un cane, cioè, to, piglia, magna, gli dice. Cioè, io ho letto, ma... cioè, ragazzi, ci sono fanfiction che hanno più dignità di sta roba. E chiudo così. Cioè, mangiate e bevetene tutti, ragazzi. Bene, spero che la recensione vi sia piaciuta. Se volete, lasciate un mi piace e un commentino qua sotto, che sono veramente curiosa di sapere che cosa ne pensate. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!